Chaturanjasya Janarjana Shalakaya Chakshura Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dharati Svaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shtra Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishvari Vishavanu Shutere Vipranama Vigarikya Vancha Kalpa Drubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patita Nam Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Garana Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnupadaya Krishna, Sarvataya Shadaya Priyamata Samadhanam, Namaste Saraswati Devi, Vachanam, Shatsusuri, Saraswati, Sakaro. Sorpreso, sono molto, molto felice di vedere di tante persone qua, non perché contento di parlare con tante persone, ma pensavamo che c'è il ponte, c'è il sole, c'è il caldo, andranno tutte al mare sicuramente. Invece sono molto felice di vedere che tante persone hanno capito che c'è qualcosa di superiore, che non trova di felicità al mare. Si trova un po' di miglioramento della salute forse, ma non ti trova felicità. E vuol dire che non devi andare al mare. Dunque, domani. Lo so che fai parte della cultura da questa parte, la Bologna, la Vena, la mare, c'è un collegamento molto forte. Non possiamo ignorare o evitare. Oggi è capitato molto speciale che questo giorno dell'apparizione di Shina Shingadeva è capitato proprio sabato, così possiamo festeggiare insieme e ricordare Shina Shingadeva insieme. Shina Shingadeva ha un significato molto molto importante, molto forte per tutti i devoti del Signore, tutti i devoti di Krishna, perché l'aspetto del Signore che ci protegge. Poi parleremo molto su questo aspetto. Ma in questa storia vi racconto brevemente la storia di come è apparso Shri Shingadeva, questa incarnazione divina, perché ci sono altre due personalità in questa storia molto importanti. Che in realtà in questa storia è successo per il fatto di una di queste persone che si chiama Prahlad Maharaj, che è la personalità più importante in questo racconto, in questa storia. E poi l'altra personalità, si spero che non ci incontreremo mai, una personalità come lui, che si chiamava Hiranyakashipu. Hiranya significa oro, soldi, benessere materiale, e Kashipu, Hiranya e Kashipu, letto soffice, letteralmente significa. In altre parole, lui era la personificazione di una materialista, che interessava i soldi, donne, tutte le gratificazioni e le conforti che l'energia materiale potrebbe offrire. E lui
una storia lunga, ma lui è riuscito attraverso compiute grandi austerità, grandi sacrifici, ma non per scopi spirituali, ma per acquisire potere materiale. E lui è riuscito a acquisire un potere materiale che non possiamo anche immaginare. Praticamente è diventato l'uomo più potente di tutto l'universo. Anche le persone più elevate, le essere celesti più elevate, erano sotto il suo dominio. In altre parole, aveva la possibilità di avere tutti i piaceri materiali immaginabili, più che l'uomo più ricco del mondo, di questo pianeta, potrebbe anche immaginare. Era tutto a sua disposizione. Tutte le donne più belle, dai pianeti superiori, tutte le ricchezza, opulenza immaginabile. Ma c'era un piccolo problema, che queste cose non portano felicità, non portano soddisfazione, perché la sua mente e i suoi sensi, che non erano controllate, volevano sempre di più. Anche se lui riuscì ad avere tutto, non erano soddisfatti. Che noi pensiamo, a volte, quanti di noi pensiamo qualche volta, si dice, se avessi, mi basterebbe 1 milione di euro, così non dovevo più lavorare per il resto della vita, potrebbe avere qualcosa che mi piace, sarò soddisfatto. Adesso non sono soddisfatto, ma sarò soddisfatto se avessi 1 milione, 2 milioni, adesso forse 1 miliardo. Ma il problema è, lui è riuscito a avere tutto al massimo livello, non possiamo anche calcolare quanta ricchezza aveva, tutta la ricchezza dell'universo, e non era soddisfatto, voleva di più, era sempre arrabbiato, sempre incolorito, sempre agitato, mai in pace, mai soddisfatto. E lui è la personalità in questa storia che rappresenta la materialista. Perché in questi racconti dello Srimad Bhagavatam, in questi passi tempi raccontati dello Srimad Bhagavatam, vediamo storie che cose vengono accentuate molto forte. Il materialista è il top del materialista, il devoto è il migliore fra i devoti. Insegnarci qualcosa, per insegnarci da spiegare vari aspetti del cammino spirituale attraverso queste personalità, questi passi tempi. Adesso vi racconto un po' come è successo che il Signore Supremo doveva apparire in questa forma. Come qualcuno diceva, mettete da parte la vostra logica, ragione, razionale, eccetera, e cerca di aprirsi la mente a un'altra dimensione. Perché quello che vediamo in questo mondo, questa dimensione, è molto molto limitato, molto. Basta guardare il cielo la sera quando non ci sono nuvole. E io mi ricordo che sono stato tanti anni fa nel deserto, Nuovo Messico, e c'è le caratteristiche del deserto, lontano da tutto, c'erano un infinito di stelle, c'è uno quasi uno attaccato all'altro, e uno cerca di immaginare che quelli sono tutti pianeti dove, secondo la Bhagavad Gita, ci sono altri esseri viventi in varie forme, varie realtà. Come noi, non è come pensiamo, noi vorremmo pensare che qui c'è tutto, questo piccolo pianeta, uno fra, immagini se eravamo in un altro di questi pianeti, guarda, questo pianeta qua, la Terra, diventerà, sarebbe uno fra tutti quelli, una puntina nel cielo, dal punto di vista di un altro pianeta. Così io non, per comprendere questi racconti,
che non sono raccolte, sono eventi successi ma in altri pianeti, altri tempi, ma storici, eventi storici. I nostri amici qua che sono molto attivi, anche loro non vanno a mare. La storia comincia perché una delle qualità di Krishna è che fai tante cose in un colpo solo, fai tante cose. Una delle qualità di Krishna hai 64 qualità, giusto per avere un'idea, e una di queste qualità è esperto. È esperto di compiere tante cose in un'attività, in un passatempo. Questo passatempo è cominciato alle porte di Vaikunta. Qui siamo in Vaikunta, speriamo che... Vaikunta significa senza ansia, che è un'atmosfera che viene creata quando nostro ego, nostro falso ego, viene messo da parte e entriamo nel sentimento di servire, il sentimento di amare, di servire gli altri. Il sorgente di tutto e servire tutti gli altri. Invece di cercare di essere il centro, noi cerchiamo di servire tutte le altre. Se tutti sono in questo sentimento di servizio spirituale, crea un'atmosfera di Vaikunta e questo diventa il mondo spirituale. Dipende dalla nostra coscienza, dalla nostra attitudine. E questa storia comincia proprio alla porta di Vaikunta. C'erano quattro grandi saggi, che si chiamano i Kumara, quattro Kumara. La cosa interessante è che Rishi Mabako, dopo l'ho sentito, che due persone qua oggi hanno comprato, acquisito la Srimad Bhagavatam. Vi noterà, quando comincia a leggere Srimad Bhagavatam, una storia attacca a un altro che fa riferimento a un altro, poi fa riferimento a un altro, e tutto... E deve leggere un po' di volte per capire tutti i collegamenti di questa storia. Anche solo in questa storia, che è solo una parte di il settimo canto dello Srimad Bhagavatam, ci sono tanti collegamenti. Cercherò di spiegare brevemente questi collegamenti. Così questi quattro Kumara erano anime molto elevate, molto realizzate spiritualmente e erano la forma di bambini. Erano come quattro ragazzini di 5-6 anni e in realtà avevano tanti anni, erano molto, molto anziani, ma hanno scelto dal loro potere mistico di rimanere in una forma di bambini per non entrare in tutta la dinamica di un adulto. Non sarebbe bello di... Quando eravamo bambini, non pensavamo che mi piacerebbe restare sempre bambino senza dei problemi. Ansietà, responsabilità di un adulto. Loro hanno deciso così, solo che hanno simultaneamente tutta la saggezza, tutta la conoscenza spirituale immaginabile. Sono grandi saggi. E sono arrivati alla porta di Vaikunta e volevano entrare, e solo che come tutte le porte, per entrare in luoghi importanti e speciali, di solito sono i guardiani, e in questo caso anche in Vaikunta ci sono due guardiani. Perché guardiani? Perché non possiamo tutti entrare in Vaikunta? Perché non apre la porta a tutti? Sì, le porte sono aperte per tutti, solo che nessuno deve entrare e disturbare l'atmosfera, perché se portiamo dietro la nostro ego, nostra cattive qualità, disturberemo l'atmosfera di Vaikunta. E così questi guardiani sono lì a posto per vedere se siamo
in armonia, che saremo in armonia con l'atmosfera in Vaikuntha. E così loro, senza guardare molto bene questi quattro saggi, hanno detto no, voi siete bambini, non potete entrare, hanno messo le mani. E così è successo, loro sono arrabbiati perché non ci fanno entrare, e non erano puri devoti completamente puri, erano realizzati dal Brahman, ma non erano di più alto livello, dopo diventano, si elevano al più alto livello, e l'hanno maledetto questi guardiani, e Krishna, Vishnu, che era dentro in Vaikuntha, ha sentito subito che i suoi devoti sono stati maledetti, e è arrivato subito sulla scena di pacificarli tutti. Come ho visto una scena stamattina fuori dalla nostra finestra, c'erano due ubriachi che hanno cominciato a litigare, la polizia era lì a cercare di tranquillizzare la situazione, e sono riusciti. E Vishnu è arrivato, ma la maledizione è stata già mandata, e Vishnu ha detto va bene, accettiamo questa maledizione, ma lo offriamo a due possibilità a questi due guardiani. E questi due guardiani hanno chiesto sette nascita, ma come devoti, come spiritualisti nel mondo materiale, perché loro è il mondo spirituale, le maledizioni che deve entrare, scendere giù nel mondo materiale. E sono stati offerte due possibilità, o tre nascita come demoni, proprio azzurra, persone ottenebrate, o sette nascite come devoti. E i due si chiamavano Jaya e Vijaya, hanno pensato un attimo, sette nascite è troppo tempo, io non vogliamo tornare il più presto possibile nel mondo spirituale con il nostro amato Signore. Va bene, tre nascita di cattivi, di ottenebrati. E così loro sono scesi dal mondo materiale, e questo era anche un altro piano, tutto era orchestrato, perché tutto quello che succede viene è orchestrato dal divino Signore Supremo. Perché ogni tanto, questo è un altro, come io lo butto fuori, questa è una celebrazione specifica su questo evento, l'apparizione di Nrisimha Deva, così lo includo tutto. Qualcuno riuscirà a capire, qualcuno no, se avete domande dopo si può fare. Tutte le qualità che vediamo in noi appartengono in origine dalle sorgenti di tutto, la persona suprema. Vishnu o Krishna, stesso persona. E questo è un po' fatica a capire per le donne, ma per gli uomini potrebbero capire. A volte ti viene voglia di combattere, è una tendenza un po' più maschile che femminile, ma a volte viene la tendenza, specialmente per uno guerriero. E tutte le tendenze che vediamo in questo mondo hanno origine anche nel mondo spirituale, e ogni tanto a Vishnu, a Krishna, e questo desiderio non per combattere in modo cattivo, ma desiderio di, come un re a volte chiede a uno dei suoi militari, facciamo un po' di combattimento insieme, e Krishna aveva questo desiderio, solo che nel mondo spirituale sono tutti devoti, nessuno vuole combattere insieme. Combattere con Krishna, con Vishnu. E così lui ha fatto tutto questo arrangiamento per mandare uno dei suoi devoti, ma che si entrava nel dinamico, nella mentalità di un cattivo contro il Signore. Così queste due personalità sono state mandate dentro il mondo materiale. In
potenziate di essere le personificazioni di materialisti più cattivi, più inimmaginabili. Sono peggio di, erano peggio di Stalin, Hitler. Immagini tutte le persone più cattive della storia, dall'inizio della storia. Erano loro tutti messi insieme mille volte di più. Erano personaggi così. E in un particolare, in questo passatempo, si parla di uno di questi, che si chiamava Hirani Kashipu. Come l'ho spiegato prima, lui è diventato incredibilmente potente nell'universo, aveva un potere. E lui aveva un figlio. Solo che cosa è successo con suo figlio? Mentre lui era fuori dalla sua posizione a compiere austerità, perché anche questi grandi personaggi cattivi sapevano per acquisire il potere, il metodo per acquisire il potere è di compiere austerità, di fare austerità, di sacrificare qualcosa, di fare austerità, uno acquisisce potere. Uno spiritualista pratica austerità per acquisire, di purificarsi, di liberarsi dai attaccamenti materiali, di risvegliare la sua natura spirituale. Invece una materialista utilizza lo stesso processo ma per acquisire il potere materiale. E lui, mentre era via di essere celesti, approfittato che adesso è via, andiamo a prendere il suo palazzo, no? E hanno trovato sua moglie incinta e loro pensavano questo sarebbe il figlio di questa qua, che sicuramente sarà peggio di lui, sarebbe una personalità terrificante, peggio di lui, suo figlio concepito da lui. Hanno deciso di portare via sua moglie e aspettare che nascesse il bambino e farlo fuori per evitare futuri peggioramenti di problemi per l'universo. E a quel momento arriva per alcune facce. Ascolta, e io spero che questo ti dà il stimolo di leggere lo Srimad Bhagavatam, perché lo Srimad Bhagavatam, io sto raccontando una parte che è nel settimo canto, settimo parte dello Srimad Bhagavatam. Naturalmente vi incoraggio di prendere lo Srimad Bhagavatam e leggere i primi sei parti, e così sarei in grado di comprendere di più questo passatempo. Cerchiamo di prendere l'essenza, la parte dell'istruzione, per quella che ci insegnano. Se anche se non riesce a capire la parte, come è possibile, altri pianeti, altri esseri. Senza preoccuparsi troppo di quello, cerchiamo di comprendere. Io racconto, finisco la storia in poco tempo e poi parliamo degli insegnamenti di questa storia. E proprio a quel momento arriva un grande saggio. Questo grande saggio si chiama Narada Muni. Narada Muni è un saggio, se cominciate a leggere qualsiasi nella letteratura vedica, la Mahabharata, Ramayana, lui appare sempre, è una personalità molto molto importante nell'universo, perché è un grande maestro che viaggia, il potere mistico di viaggiare ovunque nell'universo e dall'insegnamento spirituale in ogni situazione. E lui è apparso a quel momento dicendo che no, avete sbagliato, non è così. Questa personalità nel grembo di questa signora è un grande spiritualista, un grande devoto, è tutto organizzato, non preoccupatevi. È tutto sotto controllo. Questa qua non è come suo padre, sarà un grande devoto.
E così Indra e tutti gli altri esseri celesti si ritirano e Narada Muni le porta la moglie di Hiranyakashipu nel suo ashram, che gli altri saggi, e li protegge lì finché non ritorna Hiranyakashipu e nasce il bambino. E solo che durante quei mesi lì, non so quanto, relativamente come tempo, quanto, sicuramente c'erano altri tempi, durante quel tempo lì che il bambino era nel grembo di sua madre, Narada Muni istruiva la madre, parlava di discorsi spirituali, tutti i vari aspetti della vita spirituale. Narada Muni, perché lui è sempre così, parla sempre di discorsi spirituali, e recitava, parlava tutti i giorni, tutto il giorno, la madre. Solo che la madre era un po' distratta, perché era molto preoccupata, dove mio marito, quando tornerò a casa, solamente era un po' distratto. Invece il bambino, che era nel grembo della madre, non era distratto, non poteva andare da nessuna parte, era bloccato lì e ascoltava. Questa è una cosa molto importante di capire per chi diventa madre, che l'anima che è nel vostro grembo, che sta sviluppando il corpo fisico intorno all'anima spirituale che è nel grembo, sente questa vibrazione spirituale e il suo cuore viene toccato, pulito, e ottiene grandi benefici se ascolta racconti spirituali. E così questo bambino ha ascoltato tutto, il discorso di Narada Muni, e alla fine, quando nasce già un animo completamente realizzato, completamente puro, completamente trascendentale. Solo che suo padre è tornato, la madre è tornata lì con il padre, nel loro regno, è tutto come prima. Solo che nasce questo bambino di un padre totalmente contrario, totalmente opposto. Che naturalmente un padre così, possiamo immaginare, un padre così, così materialista, così, vuole che suo figlio, poi l'imperatore, vuole che suo figlio abbia grandi aspettative per suo figlio. Infatti manda suo figlio, si organizza una scuola a posto per suo figlio. Sanda e Amarka sono scelti due insegnanti per insegnare tutte le scienze più materiali possibili, diplomazia, imbrogli, combattimento, come tutte le cose più materiali, tutte le materie della scuola erano così. Non c'era l'ora di religione, c'era solo ore, tutti i giorni di inculcazione di materialismo, di diventare un bravo, di seguire le orme di suo padre e prendere il regno di suo padre. L'unico problema è che Prahlad Maharaj aveva già una conoscenza spirituale più elevata, e non interessava, non ascoltava la sua insegnante. Anzi, non solo che non ascoltava, momenti di pausa andava a parlare con tutte le sue, perché tutte le altre ragazze della classe erano tutti i figli dei ministri, di tutti i capi di Stato sotto Hiranyakashipu, loro figli erano nella classe, insomma, e lui andava a parlare a loro: ma cosa state facendo sprecando la vita con queste cose? Il vero scopo della vita è la realizzazione spirituale. Poi lui era così attraente, così dolce, così potente spiritualmente, che era trasformato tutta la classe, praticamente trasformato tutta la classe. E questo continuava. E poi un giorno suo padre chiama, come tutti i padri,
chiamato suo figlio, ha messo sul ginocchio: mio caro figlio, cosa hai imparato a scuola oggi? Cosa stai imparando a scuola? Speravo di sentire sì, come regnare sul regno, come manipolare la politica. Invece lui ha risposto: Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Nipada Sevanam Marcharam Bandhanam Sakyam Atma Nivedanam. Sono le nove pratiche di Bhakti Yoga, di servizio devozionale. E Vishnu Smaranam, non vi ricordo, perché c'è un'altra parte della storia, che lui odiava Vishnu perché Vishnu aveva ucciso suo fratello, gli altri, quelli due guardiani, è stato ucciso da Vishnu, Krishna, che ha finito il loro combattimento e poi si libera. Non è il liberatore, come l'ho detto, queste storie, se lancio un'altra, poi la lancio un'altra, perché l'ho letto ieri. Perché sei stato ucciso Hiranyakshipu da Vishnu? Perché non sono stati liberati? Perché non erano completamente focalizzati, non pensava sempre di Vishnu, non erano concentrati su, perché loro andavano avanti con la loro vita materiale. E così lui è rinato come un'altra, ricordiamo, tre nascite come Ravana e poi il terzo come Shishupala. Solo che Shishupala, poi da Shishupala è stato liberato. Perché? Perché Shishupala meditava su Krishna, odiava Krishna giorno e notte, pensava, parlava di Krishna in modo di odio giorno e notte. Così è stato liberato perché era assorto in Krishna. Andiamo alla storia. Prahlad Maharaj, che è la persona veramente importante in questa storia, è Prahlad Maharaj, la persona che vogliamo conoscere e seguire e prendere ispirazione, è Prahlad Maharaj. Che cosa succede? Quando risponde così a suo padre, si è infuriato, si è arrabbiato tantissimo, perché cosa sta insegnando a questo insegnante, mio figlio? Così chiama i due maestri. E i due maestri vengono davanti a Hiranyakashipu, perché ricordiamo che Hiranyakashipu, solo se alzava le sopracciglia, tutti i comandanti dell'universo tremavano di paura. Era così potente che posto che faceva così, tutto l'universo, tutta la gente, tutto l'universo tremava di paura. Immagini questi due insegnanti chiamati davanti a lui, accusati di aver ruinato suo figlio insegnando queste cose spirituali. E loro insistevano che non sono state noi, non abbiamo fatto il nostro meglio per insegnare quello che volevi tu, ma non lo so. A me allora dove hai imparato questa cosa? Poi l'ha rimandato indietro, andate a insegnare meglio, e l'hanno controllato tutto, non riusciva a capire perché non faceva entrare nessuno, non è che aveva accesso a questi bambini, qualcuno, qualche devoto, non riusciva a capire. E lo stesso, un'altra volta viene chiamato da suo padre, che era Nikashibu, chiama per l'armare al suo figlio, è la stessa domanda: allora cosa stai imparando? E continua, fai il discorso spirituale. E la seconda volta Hiranyakashipu si perde il controllo completamente, è deciso: tu sei come un accesso, sei come un tumore sulla nostra famiglia, adesso ti uccide. Ha deciso di uccidere il suo figlio semplicemente perché era un spiritualista. Come Srila Prabhupada diceva a volte, qual era la colpa di Gesù Cristo, che voleva solo parlare di amore per Dio alla gente? Qual era la sua colpa? E l'hanno ucciso. E questa è la natura di questo mondo materiale. Hiranyakashipu era la personificazione materialista. E lui, il suo stesso figlio, era pronto, il suo stesso figlio, di uccidere il suo stesso figlio, che semplicemente per il fatto che suo figlio, invece di adorare lui, adorava Vishnu Krishna.
riuscivo a tollerare questo. Sempre le finestre. Cerco di parlare un po' più forte. È stato chiamato, è mandato suo figlio, portale via, hanno dato gli ordini a tutti i suoi scagnozzi, che erano veramente, si vede, non abbiamo i suoi assistenti, i suoi servitori, che hanno provato, cioè, è abbastanza dettagliato lo storico, hanno provato in tutti i modi di avvelenarlo. Lui ha preso del veleno, l'ha offerto a Krishna, pensava che era qualcosa da mangiare, l'ha offerto a Krishna, niente. E ha preso su in alto di una grande montagna, precipizio, ha buttato la precipizio e Krishna è venuto, l'ha preso in braccio, l'ha portato. E provato vari modi di essere una cosa di, piena di serpenti velenosi, i serpenti non usciva, e ho cominciato ad avere paura perché ho visto che questo bambino è più potente di me e non riesco a ucciderlo. Lui pensava di essere la persona più potente dell'universo e cosa ci vuole uccidere un bambino, e non riusciva, era sempre protetto, e questa è la nostra storia, come è stato protetto, perché anche noi quante volte ci troviamo in situazioni di difficoltà, di magari arriva una malattia sorpresa, quello succede spesso, prima o poi succede a tutti, meno che aspettavamo, boom, arriva la notizia che cambia la nostra vita, una malattia terminale, succede a noi, al nostro vicino, al nostro parente, un disastro economico, perdiamo, ho sentito di una persona amica di un'amica nostra, che ha perso per una serie di situazioni, di decisioni sbagliate, si è trovata perso la casa, ognuno di noi prima o poi nella nostra vita ci troveremo davanti a situazioni di difficoltà. Generalmente in questo mondo tutti cercano, adesso lo faccio questo per proteggermi, adesso faccio questo arrangiamento per proteggermi. Poi a un certo punto ci troviamo che non riusciamo a risolvere la nostra situazione. E per l'Admaraj invece era sempre, non è che è arrivato a questa situazione di grandi pericoli, suo padre cercava di ucciderlo e così ha chiesto la protezione. Lui era sempre dalla nascita assorto a offrire, meditava su Vishnu, meditava, pensava costantemente, offriva il suo amore a Vishnu costantemente, e aveva completa fede che io sono sotto la protezione di mio Signore e non ho niente di temere. Infatti, questa era la sua realtà. Non aveva niente da andare. Non aveva nessuna paura e nessuno riusciva a attaccarlo. È arrivato al punto che Rani Kashipu era terrorizzato. Ha detto, ma come questo bambino è più forte di me, voleva leggere climax, il momento che arriva Narasimhadeva. Ricordiamo che oggi stiamo festeggiando l'apparizione di Narasimhadeva. Lui appare, è un momento ben preciso, per un motivo ben preciso. Importante che ricordiamo questo. Leggerò. Perché comincia un discorso fra loro, perché Rani Kashipu è arrivato al punto che non riusciva in nessun modo a ucciderlo per l'Admaraj, suo figlio, e l'ha portato nella sua corte, dove aveva il suo trono, e
e cominciate a sfidare, ma e per l'admirare. Cerchiamo di immaginare che un bambino, cerchiamo di entrare nella mentalità, siamo bambini di 5-6 anni, piccolini. Questo era un mostro, questo era gigantesco, un mostro potentissimo che è lì sopra di te, che adesso ti uccida. Chi non avrà paura? Chi non avrà paura nella una situazione così? Invece per Prahlad Maharaj, perché era completamente assorto e sentiva completamente protetto, non aveva nessuna paura, nessuna ansia. Anzi, vedremo che come risponde il suo padre. Uno così ti dice le cose pesanti e poi invece lui risposta con la verità, spiegava le cose come sono. Anzi, comincia a dare istruzioni. Quando Varani Kashipu si rese conto della situazione, fu preso da un terribile colera, tanto che il suo corpo si mise a tremare, ed egli giunse alla decisione definitiva di uccidere suo figlio Prahlad. Varani Kashipu era per natura molto crudele e, sentendosi insultato, cominciò a sibilare come un serpente quando è calpestato. Suo figlio Prahlad era tranquillo, dolce e gentile, e poiché controllava perfettamente i sensi, rimase in piedi davanti a Hiranyakashipu a mani giunte. In considerazione della sua età e del suo comportamento, Prahlad non avrebbe mai dovuto essere castigato, ma Hiranyakashipu, fissandolo con occhi malvagi, lo rimproverò con queste parole dure. Hiranyakashipu disse: «Svergognato, sciocco, rovina della famiglia, vergogna dell'umanità. Tu hai violato la mia autorità su di te, perciò sei uno sciocco ostinato. Oggi ti spedirò da Yamaraj, dalla morte. Prahlad, figlio disgraziato, sai che quando io sono in colera, tutti i pianeti dei tre mondi tremano insieme ai loro capi. Non hai capito chi sono io? E questo era Hiranyakashipu. Non sai chi è il tuo padre? Tu sempre privo di paura e deciso di sopraffare la mia capacità di controllarti. Chi ha dato a un mascalzone come te il potere che ti ha reso così impudente?» Leggo una piccola spiegazione. La relazione tra un puro devoto e Dio, la persona suprema, è estremamente dolce. Il devoto non pretende mai di essere molto potente personalmente, ma si sottomette ai piedi di loto di Krishna, sicuro che in ogni pericolo Krishna proteggerà il suo devoto. Krishna stesso dice nella Bhagavad Gita, Kauteya Pradijanahi, Name Bhakta Pranashati, dichiaralo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai. Il Signore chiese ad Arjuna di dichiarare questa verità invece di essere lui stesso a farlo, perché talvolta Krishna cambia il suo punto di vista. Perciò la gente potrebbe non credergli. Krishna chiese dunque ad Arjuna di dichiarare che il devoto del Signore non perirà mai. Hiranyakashipu era perplesso nel vedere che il suo bambino di 5 anni era così intrepido da non preoccuparsi dell'ordine del suo potentissimo e grandissimo padre. Un devoto non può eseguire gli ordini di qualcuno che non sia Dio la persona suprema. Questa è la posizione del devoto. Hiranyakashipu capiva che questo bambino doveva essere molto potente perché non prestava attenzione ai suoi ordini. Hiranyakashipu, nessuno aveva mai sfidato Hiranyakashipu, non ha mai incontrato nessuno che gli rispondeva o sfidava, invece il suo stesso figlio. Chi ti ha dato la forza per farlo? Questa era la sua domanda. Chi ti ha dato? Dove prende questa forza che riesce a sfidare? Prahlad Maharaj disse: «Caro re, la sorgente della mia forza che tu vuoi conoscere è anche la sorgente della tua forza». Oh,
Il castello non riusciva non accettò, non tollerava queste parole, perché il materialista pensa che sono io, non c'è una sorgente delle mie forze, sono io potente, sono io il controllore, sono io che sono intelligente, che ha tutte queste capacità. Invece non è così. Vediamo l'istruzione di Prahlada Maharshi. Infatti la fonte originale di ogni forma di potere è una sola. Non è soltanto la tua forza o la mia, è l'unica forza per ognuno. Senza il Signore nessuno può ottenere qualche potere. Tutti gli esseri mobili e immobili, superiori e inferiori, Brahma compreso, sono controllati dalla forza di Dio, la persona suprema. Questa è proprio l'ultima di parole che voleva sentire. Questo ha fatto infuriare ancora di più. Dio, la persona suprema, questo continua a parlare, Maris continua a parlare, che è il supremo controllore ed è il fattore tempo, è anche il potere dei sensi, il potere della mente, il potere del corpo e la forza vitale dei sensi. Perché lui era, per la magia, era sempre in questa convinzione, era completamente realizzato in questa convinzione, era sempre, sentiva la protezione dal Signore, sempre tranquillo, sempre felice. Per immagine, aveva il coraggio di rispondere così, cominciato a istruire suo padre, no, hai capito niente, è così, è la situazione. Uno, la maggior parte di noi davanti a una situazione con qualcuno molto molto forte che gli dice di fare così, la maggior parte di noi ci siamo zitti e va bene, basta che non mi uccide, basta che non mi fa male. Invece parlare maggio non è sicuro, perché ero totalmente convinto che io sono protetto, non ho niente di temere. Il suo potere è illimitato, egli è il migliore tra gli esseri viventi, colui che controlla le tre influenze della natura materiale. Con il suo potere egli crea questa manifestazione cosmica, la mantiene e infine la distrugge. Prahlada Maharaj continuò: caro padre, ti prego, abbandona la tua mentalità demoniaca. Non fare discriminazione nel tuo cuore tra nemici e amici. Questo è un famoso discorso di Prahlada Maharaj, questo è uno dei suoi punti più importanti. Amici e nemici, tutti noi, finché non siamo completamente liberi di ogni identificazione materiale, abbiamo sempre questa mentalità. Questo è mio amico perché mi porta piacere, perché mi gratifica, e questo è mio nemico perché è contro di me, contro i miei piani, contro qualcosa. So così dividiamo sempre le persone: questo mi piace, questo non mi piace, questo è il mio amico, questo è il mio nemico. E questa è una tendenza per tutti in questo mondo. Invece Prahlada Maharaj dice che uno deve trascendere, deve superare questa discriminazione amici e nemici, perché siamo tutti parte e particella dello stesso padre. Siamo tutti fratelli e sorelle, non siamo amici e nemici. Questa distinzione amici e nemici viene solo quando, finché stiamo pensando che siamo noi il centro, l'uditore di questo mondo, e pensare chi è vantaggioso per il mio godimento è mio amico, chi è contro il mio godimento è mio nemico. Invece un'anima realizzata come Prahlada Maharaj non vedeva nessuno come suo amico, nemico o amici con tutti. Infatti questa è una delle qualità di un puro devoto. Qualcuno mi ha chiesto ieri: ma come era Srila Prabhupada, o anche questo devoto, suo discepolo di Ananda Prabhu, che era amici con tutti, perché trasmetteva l'amore di Krishna verso tutti gli esseri, trasmetteva a tutti, e così tutti sentiva questo amore, anche se erano persone che inizialmente lo trattavano male, si potrebbe trattare anche male se è contrario, ma un animo realizzato non vede, perché non fai
non distingue che questa è conto di me, no, vedi che questa è una persona che purtroppo è dimenticata la sua natura spirituale e soffre. E sente amore verso tutti gli esseri. Non c'è altro nemico in questo mondo che una mente sfiata e priva di controllo. Ecco, questo è l'unico vero nemico. Quando consideriamo tutti gli esseri su un piano di eguaglianza, allora ci troviamo in una posizione che ci permette di adorare perfettamente il Signore. Finché non riusciamo a fissare le menti sui piedi di lotta del Signore, ci sarà impossibile controllare la mente. Un tempo erano molti gli sciocchi come te. Questo è per la Maharaj che sta parlando a suo padre. Prima le chiama, c'è un altro verso dove chiama: o caro migliori dagli Asura. Asura significa tenebrato, proprio negativo, cattivo. O migliore degli Asura. Adesso sta andando più forte ancora. Un tempo erano molti sciocchi come te, incapaci di vincere i sei nemici che saccheggiano la ricchezza del corpo. Questi sciocchi erano molto orgogliosi e pensavano: ho vinto tutti i nemici in tutte le 10 direzioni. Ma se una persona vince i sei nemici ed è equanime verso tutti gli esseri viventi, non avrai più nemici, avrai conquistato tutti. Se uno riesce a controllare i sensi, equanime verso tutti, che vedi tutti come se senti servitori verso tutti, non hai più nemici. Infatti è una canzone che glorifica i sei principali seguaci di Sri Chaitanya, che era una emanazione divina, un'incarnazione divina più di 500 anni fa. C'è questa canzone che dice che questi sadhu, questi grandi saggi, che erano seguaci del Signore Chaitanya, che si chiamavano i sei Goswami, i sei saggi che controllavano i loro sensi, si dice che erano amici dei bravi e dei cattivi. Gentle and the ruffians, i gentili e i ruffiani. Ruffiani è un altro significato in italiano, mi sembra. I delinquenti. Infatti erano apprezzati che quando girava a parlare in vari villaggi, era apprezzata di tutti i tipi di persone, dalle persone più materialiste, più cattivi, persone più elevate spiritualmente. Erano amati da tutti perché non aveva nessun sentimento egoistico verso nessuno, amava tutti indiscriminatamente, e le persone sentivano così, non avevano più nemici. L'idea di avere nemici deriva soltanto dalla nostra immaginazione provocata dall'ignoranza. Rani Kashyapu rispose: disgraziato, stai tentando di minimizzare il mio valore come se tu fossi più capace di me nel controllare i sensi. Questa tua intelligenza è eccessiva. Posso quindi arguire che desideri morire per mia mano. Infatti questo genere di assurdità è il discorso preferito di coloro che stanno per morire. Oh infelice Prahlad, tu hai sempre descritto un essere supremo che non sono io, un essere supremo che trascende ogni cosa, che controlla ogni essere ed è onnipresente. Ma dov'è? Come la gente che dicono: voi dite che Dio, ma fammi vedere, dov'è Dio? Io non lo vedo. Se non lo vedo non ci credo. Questo è un classico: che non ho mai visto Dio, non esiste. E lui sta facendo lo stesso discorso. Tu hai sempre parlato di questo Dio che è onnipresente, ma fammi vedere dov'è. Se si trova in ogni luogo, allora perché non si trova qui davanti a me in questa colonna? Era nel suo palazzo, c'era una colonna enorme che teneva sul palazzo. Se tu dici che è ovunque,
Dovrebbe essere anche in questa colonna qua. Se vedremo. Talvolta i demoni dichiarano a un devoto di non poter accettare l'esistenza di Dio per il fatto che non possono vederlo, ma i demoni non sanno ciò che il Signore stesso afferma nella Bhagavad Gita. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavita. Non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti, per loro rimangono nascosto dalla mia potenza interna. Anche noi non ci piace aprirsi a persone che sono contro di noi, persone che non ci vogliono bene. È normale di non aprirsi a persone, davanti a persone che non ci vogliono bene. Così Krishna è così. Non si rivela alle persone che crede che non esiste. Se vuole crede che non esiste, però non esiste. Non disturba le tue illusioni, non mi fa vedere, non mi faccio vedere. Questo verso per l'Admaraj è stato definito da suo padre il più sfortunato, perché suo padre pensava che tu sta per ereditare il mio regno, tu sei che sta buttando via tutte le tue fortune, tu sei la persona più sfortunata. Ma adesso vedremo chi è veramente fortunato, perché dal punto di vista materialista uno pensa che uno che lascia le cose materiali e si dedica alla pratica spirituale è sfortunata, perché ha perso tutti i piaceri materiali e sta sprecando la sua vita. Questa è la visione di una materialista. Poiché stai dicendo tante sciocchezze, ora ti staccherò la testa dal corpo. Vediamo se il tuo Dio, così degno di adorazione, viene a proteggerti. Voglio proprio vedere. Invaso dalla collera di Hiranyakashipu, la cui forza fisica era enorme, rimproverava così per là il suo grande figlio devoto, con parole molto dure, maldicendolo ripetutamente. Hiranyakashipu afferrò la spada e si alzò dal suo trono regale e con grande colore colpì col pugno la corona. Per la spada, ma per la coppa. Perché questa è proprio la natura di materialista, che pensa che con il mio potere, con la mia intelligenza, posso controllare tutto, posso manipolare, rifare, evitare tutte le difficoltà e mettere a posto tutto per il mio piacere. E questa è la, e lui sta comportando così. Io sono così forte, adesso uccido Dio. Senso, perché tu dici che è qua in questa colonia, allora lo distrugge Dio. Questo era il suo sentimento, quello che pensava. Allora dall'interno della colonna uscì un suono tremendo e sembrò spezzare la copertura dell'universo. Caro Yudhishthir, che è una conversazione con Maharaj Yudhishthir, questo suono raggiunse anche le dimore degli esseri celesti come Brahma, e nell'udirlo pensarono: i nostri pianeti stanno per essere distrutti. Ho fatto un boato in tutto il mondo, chi sa dire tutto l'universo. Come talvolta ci spaventiamo nel sentire il rombo del tuono e pensiamo che la nostra casa potrà essere distrutta, similmente i grandi esseri celesti come Brahma si spaventarono nell'udire il tumultuoso fragore che usciva dal colonna davanti a Hiranyakashipu. Quanti di voi quando sente un tuono, perché qui in città non succede spesso, ma qualche volta è successo. Noi abitiamo a Monzuno, proprio su una montagna, e stanza alta più di 600 metri, e proprio su una vallata,
Un paio di volte è successo che un tuono poi è arrivato proprio vicino. Si fa spaventare molto fortemente, perché sembra che sta per scoppiare tutta la casa e distruggere tutto, perché è molto molto forte. Immagini, questo è l'urlo divino, l'urlo divino. Così sono spaventati tutto l'universo, fino ai pianeti superiori, in tutto l'universo. Mentre ostentava il suo straordinario potere, Hiranyakashipu, che desiderava uccidere il suo stesso figlio, udì questo rombante e meraviglioso suono che non aveva mai udito prima. Gli altri capi tra i demoni furono terrorizzati nell'udire questo tremendo fragore, e nessuno tra loro riusciva a capire da che parte provenisse. Per testimoniare che le affermazioni del suo servitore per l'Admaraj corrispondevano alla realtà, in altre parole, per provare che il Signore Supremo è presente in ogni luogo, anche nella colonna di una sala assembleare, Dio, la persona suprema, Hari, manifestò una forma eccezionale che non si era mai vista prima. Questa forma non era né di uomo né di leone. Così il Signore apparve in questa forma sorprendente nella sala del trono. Shin Shingare Bhagavan Ki Jai. Questo è proprio apparso, uscita dalla colonia, la forma divina di Shin Shingadeva. Adesso vi spiego brevemente come mai è mezzo uomo e mezzo leone. Non so se qualcuno conosce, sai la storia, perché Hiranyakashipu, quando ha acquisito questi poteri grazie alla sua austerità, ha chiesto una benedizione a Brahma, che è uno dei capi dell'universo, del potere di Dio. Offrire benedizione a chi compie austerità. E lui ha chiesto benedizione. Dice, voglio diventare immortale. Ha detto, guarda, mi spiace, anch'io non sono immortale. Brahma ha risposto, non sono anch'io immortale, quello non posso darti. Solo Vishnu, solo Krishna può darti l'immortalità. Va bene, e lui come un classico materialista ha cominciato a calcolare. Ha cominciato a calcolare allora. Come posso essere immortale? Ha detto, allora, fai in modo che non posso essere ucciso da nessun essere umano, o da nessun animale, o da nessuna specie di vita, né di giorno né di notte, né fuori di casa né dentro casa. Lui era molto intelligente, ha cominciato a calcolare tutte le possibilità possibili. Né nel cielo né nella terra. Pensavo ancora, poi non mi ricordo di cielo. A nessun armi. E lui a un certo punto pensava, ho coperto tutto. Ho coperto tutte le possibilità per morire. Adesso sono a posto. E Brahma ogni volta chiedeva una cosa, Brahma diceva, ah, va bene, questa benedizione. E alla fine, quando era convinto che l'ho coperto tutto, adesso sono immortale. Lui era convinto che con la mia furbizia sono riuscito a ottenere l'immortalità come benedizione. Così adesso posso regnare, nessuno può sfidarmi, posso godere senza limiti. Ero convinto. Ma Krishna è più furbo di lui. Allora, il discorso. Noi con tutta la nostra furbizia possibile possiamo cercare di andare contro il volere divino, ma alla fine divino è sempre più furbo di noi, da qualsiasi materialista. E così alla fine cosa è successo? Non vi racconto tutta la battaglia, ma Shingadeva, questa forma divina, è uscita fuori, era mezzo uomo e mezzo leone. Così non era né un uomo né un leone, né animali né esseri umani. E poi ha preso, dopo un po' di battaglie che ricordiamo che Krishna voleva combattere, poi così fatto un po', ha giocato un po' con lui, come fai un gatto con un topo, che lascia andare e poi lo prende. E
giocata poca. Eccolo qua. E li prende e a un certo punto Iranica sicuro riesce a scappare, così gli si dice, ecco, sono, ce la faccio a sconfiggere Nishingadeva. Poi alla fine l'ha preso e si è messo proprio sul suolo, soglia di casa, non era né fuori di casa né dentro casa. Era la crepuscola, che fra poco chi sta facendo digiuno, la crepuscola, i momenti che quando si può rompere il digiuno, e perché Nishingadeva parsa la crepuscola. E così era il crepuscolo, non era né giorno né notte, non era, e ha preso Hiranyakashipu sui suoi ginocchi, così non era né cielo né terra, senza nessuna arma, con le sue ventili. È un po' ma Krishna è più, come l'ho detto, è più furbo di Hiranyakashipu. Così è riuscita a mantenere le benedizioni di suo devoto, Brahma, che ho aiutato Arma, è riuscito a proteggere il suo devoto e uccidere Hiranyakashipu, così è stato lì, è stato passato, ha finito una di sue nascite, tramite di vista. E, senso compiuto, tutto perfetto. E, solo che alla fine era così arrabbiato, perché è venuto? Perché è venuto per distruggere Hiranyakashipu? No, non è venuto per distruggere Hiranyakashipu, perché in realtà solo con il suo desiderio, attraverso l'energia materiale potevo benissimo distruggere Hiranyakashipu, ma c'era bisogno di un'apparizione divina per uccidere Hiranyakashipu. Ma è venuto quando è arrivato il punto che Hiranyakashipu ha provato così. Questa volta voleva uccidere Prahlada con le sue mani. Ha detto adesso basta. E lasciato giocare e provare un paio di volte, ma quando è deciso, ha cercato proprio di uccidere il suo grande devoto, ha detto adesso basta, adesso ha giocato troppo, adesso è venuto per proteggere il suo devoto. Perché il suo desiderio è l'amore che ispira il Signore di venire, non per la distruzione, è per amore che viene, amore verso i suoi devoti. Perché vedeva che Prahlad Maharaj, anche sotto le più grandi prove, le più grandi difficoltà messo da suo padre, non è mai deviato, o mai spostato dalla sua convinzione, dal suo amore per Krishna. E così è catturato il cuore di Vishnu, di Krishna, e così Krishna sentiva, devo venire a proteggere il mio devoto. E così è venuto solo per proteggere Prahlada Maharaj. Solo che era così arrabbiato dal comportamento di Hiranyakashipu e tutti i suoi seguaci, che non riuscivano a pacificarlo, erano tutti terrorizzati, anche le esseri celesti erano tutti, perché era la collera divina, era la collera infinita, la potenza divina della collera mostrata davanti a tutti, erano tutti scioccati e impauriti. L'unica persona che non aveva paura era Prahlada, perché non aveva nessun interesse, non aveva nessun desiderio di chiedere al Signore, non aveva paura di perdere niente, era sempre assorto dall'inizio alla fine nel suo amore e sua devozione verso Krishna. E così tanti hanno cercato di pacificare Nishingadeva, ma lui era ancora incolorito. E alla fine l'hanno spinto davanti con Prahlada Maharaj. Cerca di fare qualcosa tu.
E quando è andata davanti a Shingadeva, Shingadeva si è sciolto, si è finito la collera, è preso sul ginocchio, ecco così. Perché Prahlad Maharaj non aveva paura. Perché abbiamo paura? Perché abbiamo attaccamenti. Abbiamo qualche interesse egoistico, qualche desiderio separato dal Signore, qualcosa che vogliamo per noi. E abbiamo paura di perderlo, siamo in competizione con il Signore. Invece Prahlad Maharaj era 100% libero di ogni desiderio materiale e era sempre assorto in amore verso Vishnu, verso Krishna. E così non aveva nessun, voleva solo glorificare, anche se era arrabbiato, non aveva, per lui era indifferente, voleva solo, sempre glorificare. E così Shingadeva si è sciolto tutta questa collera e ha preso Prahlad Maharaj sul ginocchio e ringraziato per la sua devozione, perché a volte questi, il Signore mette alla prova i suoi devoti. Perché per esempio, perché Srila Prabhupada ha dovuto prendere una nave mercantile per venire nell'Occidente? Perché ha avuto un attacco al cuore durante il viaggio? Perché Krishna piace mostrare quanto è grande la devozione di suo devoto, mette in mostra la devozione di suo devoto, che anche in queste difficoltà continua a servirmi, non perde mai la fede e la devozione. E questo, in questo caso, come per Prahlad Maharaj, Krishna mostra questi grandi devoti nello Srimad Bhagavatam per ispirarci le grandi devozioni di questi grandi devoti, che in ogni circostanza, sotto ogni sfida o difficoltà, continuano senza mai deviare nella loro devozione. E questo è l'esempio che ci ispira. Vedremo nella Srimad Dhruva Maharaj, sono due le personalità molto molto. Infatti Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando era Jagannath Puri, chiedeva sempre di recitare lo Srimad Bhagavatam, la storia di Prahlad Maharaj e Dhruva Maharaj, voleva sempre ascoltare questi passi di questi grandi devoti. E così non dobbiamo, è molto importante di leggere regolarmente lo Srimad Bhagavatam per cominciare a familiarizzarci con queste personalità, di cominciare a, perché sono personalità eterne, sono sempre, possiamo sviluppare una relazione con queste personalità. Sono presenti, che lo Srimad Bhagavatam non è un libro morto o di storico di qualcosa che è passato, è un libro vivo, è un libro veramente vivo, trascendentale, che ci trasporta nel mondo eterno, nel mondo che questi passatempi, queste attività stanno andando avanti sempre, eternamente. E più che entriamo, più che leggiamo, per quello vi consiglio, se non avete già tutta la collana dello Srimad Bhagavatam, c'è ancora, ce l'abbiamo ancora. Perché non è diverso di Krishna, infatti Srila Prabhupada spiega che se più che legge, più comincerà a vedere Krishna in ogni pagina, comincia a realizzare, comincia a uscire dalla pagina e vedere Krishna in ogni pagina. E questo e non diventerà mai, ma io lo so quella storia, anche io lo so queste storie, l'ho letto tante volte, conosco la storia. La natura di passatempi divini uguali, e sono sempre nuovi, sono sempre belli di sentire, di ascoltare, e dai sempre più gioia ogni volta che ascolti, dai sempre più gioia. E questa è la prova che sono spirituali, non sono racconti materiali di attività di qualche persona storica. E noi cerchiamo di immergersi un po' in questa racconto, questa relazione tra Prahlad Maharaj e Nrisimhadeva, perché Nrisimhadeva il Signore stesso è apparso, è venuto, è apparso proprio per proteggere il suo devoto.
chi pratica Bhakti Yoga, servizio devozionale, avrà avuto questa esperienza, che sente la protezione, che ogni, come l'ho spiegato all'inizio, ognuno di noi passiamo difficoltà, prove, a volte terrificanti, pericolosi, questioni di vita e morte, a volte anche cose meno pesanti, ma sempre che ci creano paura. Per più che pratichiamo di prendere rifugio anche nei tempi normali, saremo pronti di cercare rifugio e protezione quando arriva questa difficoltà, che arriveranno, sicuramente sono già arrivati, arriveranno altri, la natura di questo mondo, ancora di questo mondo, però ognuno di noi avremo le nostre prove, difficoltà, sfide, eccetera, più o meno difficoltose, e poi alla fine saremo tutti davanti più grandi sfide, che dobbiamo lasciare tutto, che arriva la morte, questo corpo, tutti i nostri piani saranno cancellati, e vediamo come il problema nasce in ogni situazione. Quando ero a scuola sotto e cercavo di ucciderlo, davanti al suo padre che cercava di ucciderlo, è sempre uguale, è sempre uguale, sempre sotto la protezione di Nishinagiri. Così non aveva nessuna paura. Jai Nishinga Bhagavan Ki Jai Maharaj Ki Jai. Se avete qualche domanda veloce, qualche riflessione. Prima nel tuo racconto hai detto che uno di questi guardiani di Vaikuntha, una delle sue tre incarnazioni, era sempre un essere ottenebrato e demoniaco che pensava a Krishna in modo negativo, come voleva ucciderlo, un giorno in notte ci pensava, e comunque lui attraverso questa attitudine comunque è stato liberato. Anche perché è stato ucciso. Perché è stato ucciso. Allora, così vorrei che magari ci dici qualcosa, la differenza tra questo personaggio e il personaggio di Prabhupada, che sembra che uno sta vincendo giorno e notte Krishna, si possa ottenere lo stesso. Sì, non è così facile. Queste persone, Kamsa e Shishupal, erano queste personalità, non erano personalità ordinarie. Sì, erano coscienti di Krishna, ma non favorevoli. Erano coscienti di Krishna, perché si spiega che uno dovrebbe pensare sempre a Krishna, a Vishnu, a Dio, o con odio, con amore, con modo coniugale, con modo amicizia, eccetera. E ovviamente, uno che è sempre stato assorto nell'odio verso Krishna non avrà lo stesso fine di uno che amava Krishna come le gopie. Ovviamente c'è una destinazione diversa. Allo stesso tempo, per il fatto che erano, non è così semplice di essere, non è che conosciamo materialisti che sì, io non ci credo che Dio, che sono sempre assorte come Shishupala e Kamsa, erano assorte, pensavano giorno e notte Krishna, Krishna, Lord vuole uccidere, non uccidere, pensavano, erano ossessionati di Krishna. Poi sono stati uccisi personalmente, toccato il corpo di Krishna, così erano liberati. Kamsa ha preso una forma, ho letto l'altro giorno, ha preso una forma, la stessa forma di come Vishnu nel Vaikuntha, e anche Shishupala torna nella sua posizione di Jaya Vijaya, torna in Vaikuntha, ma nel senso non possiamo imitare, non può pensare, forse è più facile che l'odio Krishna, non riusciremo a essere così o se. Loro erano ossessionati, proprio 24 ore al giorno a pensare a Krishna. Non è conciliabile, non era facile. No. Cerchiamo. Loro stavano facendo anche una parte, quindi in quel modo davano piacere a Krishna, stavano giocando come degli attori sul palcoscenico, e quindi in quel modo stavano dando piacere a Krishna. C'era tutta un'opera scritta, che giocava un ruolo per nelle passatempi, per
gioco di Krishna, come l'ho spiegato all'inizio, da combattimento, per fare questo piacere a Krishna di combattere. C'è qualche altra domanda? Sì. Un consiglio più che altro. A noi ci capita, a me capita, penso a tutti noi, quotidianamente di incontrare degli Hiranyakashipu, no? Non casomai così potenti, però comunque sì. E ovviamente noi, almeno parlo per noi, io non sono Prahlad Maharaj, e quindi il consiglio è come dobbiamo dire, perché lui formalmente non è che si è andato ad attaccarsi contro Hiranyakashipu, lui ha continuato ad aver fede nell'assoluto e basta. Allora la domanda è, se faccio anch'io così, non è che poi vengo, cioè è vero che poi non ho la fede poi forse di fare il malato, però come posso fare per riuscire a non essere poi schiacciato da queste idee, questi esuri? Come parlare di Maharaj devi avere fede che Krishna ti proteggerà, poi evita, non vai a cercare l'associazione di questa qualità così. Devoto o una delle qualità devote che evita l'associazione di personaggi o tenebrati di questo genere. Sappiamo che al lavoro, quando siamo costretti di stare in una situazione, potrebbe succedere che ci troviamo davanti a personaggi di questo genere. Quanti di voi ha l'esperienza di questo? Cerca di evitare, non siamo a livello di Prahlad Maharaj che possiamo istruirli, perché loro non accetteranno, non sono destinati ad essere uccisi da Vishnu, queste personalità non sono così importanti, sono insignificanti, piccoli Hiranyakashipu. E cerchiamo di essere umili, ma non cambiare nostra coscienza, nostra mentalità di impegno spirituale, pratica spirituale, non essere influenzati, di non fare amicizia, spiegate, di evitare l'associazione di questo tipo di persone, fai amicizia solo con altri spiritualisti della stessa mentalità. Magari trovano sul lavoro e non possono fare niente. Non si può evitare, ma non c'è bisogno di aprirsi, fare amicizia con tali persone. Pure uno può, anche se è difficile, vedere che comunque anche loro sono anime spirituali e non lo sanno, quindi non avendo gli strumenti che abbiamo noi dovrebbero suscitarci compassione. Oppure tu puoi dire, guarda, ti lascio perdere perché so che sei una parte particella di Dio, così intanto ti dai il messaggio. Sì, non è facile ovviamente, ma sì, uno deve guardare con occhio visione spirituale queste persone. Deve avere compassione, che come sono influenzate di Rajas e Tamas, Raja Guna, Tamas Guna, e passione e ignoranza, quanto soffrono, anche se pensano che poi sono più potenti di te, che ti schiacciano, loro non possono schiacciarti, non possono farti cambiare, non possono togliere la tua felicità interiore e spirituale. Sono loro che stanno soffrendo, anche se sono più potenti, più ricco, più potenti di te, loro stanno soffrendo. Devi avere compassione, perché a volte può succedere anche che questo tipo di persone in contatto, ho letto la storia, la faccio breve, che Jayananda, che ieri era scomparso di Jayananda, proprio che era un grande, non c'è tempo di raccontare tutta la sua storia, ma spero che se avete l'opportunità di ascoltare, io l'ho fatto un discorso ieri sera raccontando di lui, che era un devoto come Prahlad Maharaj, ma era uno di noi, un occidentale che è nato e cresciuto in America, poi conosciuto Srila Prabhupada e preso
completo rifugio Srila Prabhupada, è diventato un animo realizzato in pochi anni. Ci raccontava che i devoti, che lui andava ogni anno, organizzava questi festival del caro, al teatro, e andava ogni anno, dato un anno a New York, a chiedere le permessi, perché la burocrazia di chiedere tutti i permessi per fare questo festival del caro, permessi del caro, per solo pubblico, tutte quelle cose lì. E questo devoto raccontava che un anno dopo che Jayananda Prabhu ha lasciato il corpo, ha lasciato questo mondo, sono andate a chiedere di nuovo il permesso. E questa volta era quando è entrato in questi uffici a New York, che era molto grande, un sacco di gente, ha visto le persone che dovrebbe dare il permesso, e erano proprio un classico, una signora molto dura, molto, si vedeva proprio dal comportamento, aveva già mandato via varie persone. No, vattene. E dobbiamo chiedere a questa qua la permessa. È proprio duro, duro, cattiva, burocrata. E due volte andate a fare. Io parlo solo con Jayananda, io non voglio parlare con nessuno di voi, parlo solo con Jayananda. Ah, mi dispiace signora, lui ha lasciato l'uomo, è morto. E questa qua che aveva un cuore di pietra, ha scoppiato a piangere come una bambina, è dovuto assentare, è andato via dalla stanza per un po', piangeva, era sconvolta, completamente sconvolta, perché già è nata, proprio aveva trasformato il cuore di questa persona. E poi è tornato. Oh, era così dispiaciuto, ma com'è possibile? E poi lei ha dato subito permesso per la festival del Radiato, tutto per in onore di Jayananda. E un grande devoto così può anche trasformarsi. Quello che possiamo fare è diventare più seri nella nostra pratica spirituale, e così riusciremo a anche, perché le persone vengono, ma questo non riescono a farlo agitare, non riesco a disturbarlo, è sempre felice, è sempre contento lo stesso. Questo può anche cambiare il cuore di queste persone. L'unica cosa che possiamo fare. Non è facile, ma è l'unica soluzione. Allora, adesso c'è qualche annuncio. Adesso faremo una.